Buongiorno ragazzi, sono Gabriele di Extreme Skateshop e oggi vi presento i nuovi Surfskate di Landiage, un brand per noi conosciuto, famoso, perché diversi anni fa vendevamo il loro longboard, poi il cruiser, e adesso, in questo momento in cui la richiesta focalizzata per gli skateboard a passeggio rappresenta il Surfskate, anche loro si sono messi in questo mercato. Grande esperienza per quanto riguarda la creazione di carrelli, di tavole, di ruote con tecnologie molte volte innovative per quanto riguarda il longboard, hanno sfruttato tutte queste loro conoscenze per creare un prodottino, un surfskate veramente particolare. Allora, partiamo dalla tavola. La tavola è un 31 pollici per 9 nel punto più largo, per cui è decisamente più stretta rispetto alla media degli altri surfskate. La cosa più interessante secondo me è il profilo rockerato, ovvero la tavola ha questa, chiamiamola gobba, forma questa gobba al centro per far sì che i piedi siano belli piantati, tendono ad andare un po' verso il centro per avere una massima sensazione di grip e di stabilità sulla tavola, contribuendo anche ad abbassare un po' il baricentro nel punto centrale, per cui sentirsi un po' più stabili, più sicuri in velocità. Anche se qui col surfskate di velocità non si parla spesso. Cosa interessante è che sulla tavola viene montato un grip tape posato su un sottile strato morbido di simile neoprene, per cui si ha quella sensazione un po' di sprofondare sulla tavola, che è molto confortevole soprattutto sui terreni un po' più accidentati. Grafica molto molto bella, la vedete qui in mano mia in versione bianca, poi c'è anche in versione nera. Infatti la tavola si chiama Butter, cioè burro, in versione bianca e in versione nera. Molto molto carino questo look surf feeling riproposto sia sulla base che sul top con il grip tape colorato. Ci piace tanto. Passando invece a quello che è l'hardware, abbiamo dei carrelli proprietari di Landiage, che sono i Bear, carrello tradizionale da skateboard sul retro con un bel pad inclinato che va a pareggiare il rocker della tavola, per cui non ha, ha un'inclinazione neutra. Carrello alleggerito perché il kingpin è forato, l'asse invece no, ricorda un po' queste tecnologie da skateboard avanzate, mentre il carrello davanti assomiglia come idea al classico CX di Carver o gli altri carrelli che funzionano a gommini tradizionali, però ha un'inclinazione molto molto più pari al terreno. Se vedete qui nel dettaglio, quest'asse, l'asse del kingpin, è molto molto inclinato rispetto agli altri sistemi e ha dei gommini veramente veramente alti. Esteticamente sarà un po' particolare, può dividere a chi piace e a chi no, però la sensazione è molto molto bella. Parlando di riding, un po' più vicino allo skateboard forse che al surf skate, mi spiego meglio: la tavola piega non tanto come un surf skate tradizionale, se facciamo un paragone con Carver, però è veramente stabile in velocità rispetto agli altri, pur mantenendo la possibilità di pompare la curva tra un cambio di direzione e l'altro, e quindi la tavola vi porta avanti come tutti gli altri surf skate. Tipo di rider potrebbe essere uno che arriva dal surf skate o chi vuole un cruiser un po' più particolare, non ha voglia di spingere per l'appunto, ma farsi trascinare avanti cavando da una parte all'altra dello spazio che ha a disposizione. Un'ulteriore cosa molto interessante, mi sono dimenticato di dirvi prima, della tavola è che arrivano con i wheelbase multipli, quindi sul davanti, sul davantreno possiamo scegliere o wheelbase corto da 15 pollici oppure quello lungo da 17, quindi avremo una tavola più reattiva se dobbiamo utilizzarla in ambienti stretti o magari allo skatepark, oppure un passo più lungo, stabile in velocità o lunghe percorrenze, o se abbiamo bisogno di essere un po' più sicuri in discesa, magari può essere un'ottima cosa allungare il passo. Le ruote per finire sono delle Oaks, le trovate in questo colore così, swirl bianco e blu, piuttosto che le classicone nere sull'altra versione, con a corredo dei Bear Space Balls a backset come cuscinetti, super portati per quanto riguarda il mondo longboard e i cruiser, per cui anche qui siamo sicuri che andranno una bomba.
prezzi costano leggermente meno dei Carro quest'anno, vengono 219 euro, li abbiamo disponibili in store in questo colore bianco o nel nuovo nero. Se avete dubbi potete scriverci qui sotto nei commenti oppure contattarci via social. Vi aspetto. Banger!